Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo del Dorado Stage V, svelati i nuovi trattori Same. Supportate il canale con un mi piace, un commento e iscrivetevi per essere sempre aggiornati sulle novità in campo agricolo. Grazie. Enesimo. Same ha presentato una nuova gamma di trattori Dorado. La versione Mai 24 del trattore di alto valore, disponibile nei modelli 75, 95 e 105, è equipaggiata con il motore FAR Motion 45 Stage V a 4 cilindri, che implementa le soluzioni tecnologiche più avanzate per i motori diesel ed è appositamente progettato per l'uso agricolo. I due modelli di punta hanno una potenza massima di 95 e 106 cavalli vapore a 2.000 giri al minuto e una coppia massima di 389 o 433 nanometri a 1400 giri min. Il nuovo Dorado 75 è nuovamente compatibile Stage V senza la necessità di AdBlue. In combinazione con un intervallo di cambio dell'olio prolungato di 600 ore su tutti i FAR Motion 45, è possibile ridurre al minimo i costi operativi. Le caratteristiche del sistema di trazione, unite alla leggerezza tipica dei Dorado, garantiscono un rapporto peso-potenza ottimale, rendendo questi trattori ideali per la semina, la cura delle colture o qualsiasi altra applicazione dove sia allo stesso tempo necessaria la potenza. Evitare la compattazione del terreno. La trasmissione è disponibile in una varietà di combinazioni. Tutti si basano su un cambio a 5 marce a 3 gambe con overspeed per la guida a 40 km orari a regimi economici. Anche la versione base a 30 più 15 marce è dotata di riduttore che consente velocità di avanzamento fino a 240 mph con la marcia e il motore più corti. La PTO è dotata di serie di una frizione elettroidraulica modulante e comprende le classiche modalità 540 giri al minuto e 540 eco. Tuttavia, sono disponibili come opzioni sia la modalità PTO sincronizzata con la trasmissione che quella a 1000 giri min. Sono disponibili anche pratiche aste intercambiabili per la massima comodità di utilizzo. Come optional è sempre disponibile anche la PTO anteriore con modalità operativa standard di 1000 giri min. Il potente impianto idraulico utilizza due pompe indipendenti, di cui la pompa principale aziona il sollevatore e tre distributori posteriori, 6 direzioni in totale, con ritorno libero di serie, da 54 L-min. La seconda pompa, invece, è destinata ai servizi ausiliari e al servosterzo. Il sollevatore posteriore ha una capacità di carico di 3000 kg, la capacità di carico può essere aumentata a 3600 kg, ed è disponibile con comando meccanico o elettronico. In quest'ultimo caso, ciò include non solo la limitazione dell'altitudine massima e della velocità di discesa, ma anche la capacità di smorzare attivamente le vibrazioni causate dal trasporto dell'attrezzatura trasportata. Rinnovata anche la cabina a 4 montanti, dotata di pianale sospeso in Silent Block, perfetto isolamento acustico, efficiente impianto di climatizzazione e freni a comando idraulico, offrendo un altissimo livello di comfort. La particolare curvatura del finestrino e la forma snella e affusolata del cofano garantiscono la migliore visibilità in tutte le direzioni. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo AgriVideo.